dato che altri relatori hanno offerto un quadro complessivo sulle caratteristiche di questo libro, da parte mia invece mi concentrerò su un tema specifico, vale a dire sull'ultima fase della carriera di Giuliano da San Gallo. Nel 1505 la famiglia lo raggiunge a Roma, evidentemente nella prospettiva di una permanenza stabile e con l'obiettivo professionale di un ruolo di primo piano nelle iniziative architettoniche di Giulio II e poi di Leone X. Questo disegno non si realizza e assistiamo a ripetuti trasferimenti tra Roma e Firenze sino al definitivo ritorno in patria nel 1515. I capitoli conclusivi del libro sono dedicati a questa fase e un titolo è tratto dalla biografia vasariana. Credi tu che non si trovino dei Giuliani da San Gallo? Sarebbe stato Giulio II, adirato, a rispondere alle recriminazioni dell'artista e questi, a sua volta, avrebbe replicato rivendicando la propria fedeltà e servitù e insinuando che anch'egli avrebbe potuto trovare dei principi di più integrità nelle promesse. Nel racconto della vita di Giuliano, Vasari può affidarsi alla testimonianza del figlio Francesco e appare credibile la memoria dello sdegno, questo è il termine usato, per l'ingiuria subita. La dialettica rinascimentale fra artista e committente rende invece meno verosimile che San Gallo si sia permesso di rinfacciare a un interlocutore come Giulio II la mancanza della parola data. La sconfitta più bruciante sul piano professionale è quella relativa a San Pietro. Il contributo di San Gallo è indubbiamente marginale rispetto a quello di Bramante. Sabine Frommel valuta in termini critici l'articolazione spaziale dei disegni riferiti a Giuliano, ma sottolinea, come è stato fatto anche poco fa, che la proposta di rafforzare i piloni, quindi per un'esigenza di carattere statico, viene accolta sia da Bramante che dal Papa. Emergono l'esperienza e le capacità tecnologiche di San Gallo e nella celebrate da Vasari a proposito della cupola di Loreto, nella biografia dello stesso Giuliano, ma messe in discussione nella vita di Antonio il Giovane, quando parla di gravi problemi statici e di un impegnativo intervento di consolidamento. Il suo talento si manifesta in campi diversi, come è stato ricordato. Proviene da una bottega di legnaiolo e disponiamo di sue opere scultoree. Nel corpus grafico non mancano studi di figure. L'identificazione del gruppo scultoreo dell'Aoconte lascia intuire una buona cultura. E poi l'ingegneria militare è un settore importante, appunto nell'attività professionale sia di Giuliano che del fratello Antonio. In questo periodo che cerco sinteticamente di illustrare, fonte di delusioni per l'artista, colpisce la quantità delle iniziative in cui è coinvolto. La bibliografia, molto ampia come è stato notato, dà conto dei numerosi studi su questi episodi. La formula della monografia consente all'autrice di proporre un quadro ampio, sistematico, con la possibilità di seguire e confrontare lo sviluppo cronologico delle vicende che si intersecano. Il utilissimo registro documentario dimostra che le informazioni a nostra disposizione sono limitate e che di rado fanno piena luce sul contributo specifico di Giuliano. I pagamenti del 1504 per lavori a Castel Sant'Angelo offrono un solido fondamento all'attribuzione della loggetta, convalidata dalle evidenti assonanze con la facciata di Poggio a Caiano. In mancanza di disegni progettuali resta qualche margine di incertezza sul progetto originario e occorre naturalmente tenere conto delle trasformazioni avvenute nel tempo. Il prono vestibolo
che costituisce l'ingresso aulico alla Villa Laurenziana, è reinterpretato a Castel Sant'Angelo in forma di terrazza a scala ridotta e appare come un piccolo tassello incastonato nella mole gigantesca dell'antico mausoleo. Si pone il problema del controllo degli elementi architettonici se l'intervento assume dimensioni monumentali, una questione cruciale per San Gallo quando si confronta con Bramante o Michelangelo. Nella loggetta traspare la maniera di Giuliano. In altre architetture romane, accostate al suo nome, non compaiono quei motivi architettonici che, anche in mancanza di un supporto archivistico, rendono riconoscibili le sue opere fiorentine, come le volte a botte, introdotte persino nei cortili e nei chiostri, il disegno caratteristico dei lacunari, i fantasiosi capitelli figurati. A Roma i confronti morfologici si fanno più complessi, richiedono analisi accurate, sottili, e va notata l'attenzione di Sabine Frommel per le misure e le proporzioni. In altri casi sono i disegni a testimoniare l'intervento di Giuliano, anche se i documenti relativi a quelle fabbriche non citano il suo nome, come avviene per la Villa della Magliana. Paragrafo dedicato a quest'opera, e lo cito come un esempio, inquadra il progetto sangallesco nelle stratificate vicende costruttive di questa residenza. All'approfondita lettura dei due fogli conservati agli Uffizi fa riscontro l'analisi degli ambienti messi in opera per cercare di identificare quelli riconoscibili a San Gallo, articolati da sobrie modanature. Concordo sul fatto che le finestre crociate prive del sostegno inferiore siano più romane che fiorentine e osservo che Giuliano diffonde a Firenze questo tipo di aperture che sono illustrate nei disegni cinquecenteschi di Poggio a Caiano. In ambito fiorentino, il ruolo sociale e professionale di San Gallo durante gli anni della Repubblica è penalizzato dai trascorsi legami con Lorenzo il Magnifico e con la famiglia Medici. Non riesce a riaffermare quel primato che attorno al 1490 era apparso netto e le occasioni migliori spettano a Cronaca e Baccio d'Agnolo. All'epoca del gonfaloniere Soderini, l'incarico pubblico di maggiore impegno per Giuliano è di carattere militare e riguarda le fortificazioni di Pisa. Cronaca e Baccio collaborano con lui nella trabeazione del tamburo del Duomo. Le fonti archeologiche indicate da Frommel sono interpretate da fastosi bassorilievi che si staccano sia dalle preesistenze gotiche che dalle sottostanti tribune morte brunelleschiane. Nel confronto con il monumento simbolo dell'identità cittadina vengono affermate le peculiarità di questa stagione artistica. La riaffermazione del potere medicio su Firenze e l'inizio del pontificato di Leone X sembrano offrire favorevoli prospettive professionali a Giuliano. In questo momento storico si iscrivono il progetto per il palazzo del Papa Leone in Navona di Roma, come dice una annotazione, che avrebbe gareggiato con i maggiori palazzi della città, e il piano di Giuliano e del fratello Antonio per un nuovo grandioso insediamento medicio a Firenze, nei pressi di Via Laura, sulla scia di precedenti studi sul tema delle residenze principesche. Sabine Frommel fa notare che l'intervento romano avrebbe comportato l'acquisto e la demolizione di molte case, con significativi cambiamenti nella struttura urbana. Un problema del genere è affrontato concretamente per il Palazzo Cardinalizio di Savona, ma solo una parte del complesso viene messa in opera. Il disegno fiorentino avrebbe richiesto demolizioni relativamente limitate, ma è la sua scala, straordinaria rispetto alla città,
e alle sue consuetudini abitative a confinarlo in un ambito astratto. Come per il Palazzo Romano e come per tanti altri progetti di Giuliano, disponiamo solo di una pianta. E osservo che anche quando inserisce propri progetti nel codice berberignano, nel Torquino senese, privilegia in genere la planimetria. Non è quindi agevole intuire lo sviluppo tridimensionale e valutare come l'autore avrebbe padroneggiato la volumetria complessiva di questi complessi, di queste strutture estremamente articolate. Considero opportuno il risalto concesso dall'autrice alla figura di Alfonsina Orsini, vedova di Piero de' Medici, che svolge un ruolo significativo in campo artistico, oltre che politico, e ricordo che risulta proprietaria della villa di Poggio a Caiano durante il suo completamento, oltre che dei palazzi romani, quello presso Piazza Navona e quello in Piazza dei Caprettari, poi Medici Lante. Il suo costruttore di fiducia è Baccio Bigio, che dirige i lavori tra Firenze e Roma, ma resta naturalmente il problema del progettista, dell'invenzione di queste strutture, ma la scarsissima documentazione non chiarisce rapporti fra la committente e Giuliano, che non partecipa agli apparati trionfali organizzati dalla stessa Alfonsina per l'ingresso fiorentino di Leone X nel 1515, e a questa data Giuliano era già rientrato in patria. La carriera di Giuliano da San Gallo si conclude con i disegni per la facciata di San Lorenzo datati 1516, che prevedono semicolonne doriche e un fregio a metrope e triglifi, un'interpretazione dell'ordine che non compare durante la prima fase della sua attività. La presenza a Roma nei primi due decenni del Cinquecento gli consente di guardare le reliquie del passato con occhi diversi, e la sua creatività è indubbiamente stimolata da confronto diretto con Bramante, Raffaello, oltre che Michelangelo e lo stesso nipote Antonio il Giovane, almeno nell'ultima fase della sua attività. Ciò si riflette nella sua architettura, anche se non si manifestano quelle profonde metamorfosi che caratterizzano il percorso artistico di autori come Raffaello. Giuliano mantiene sempre un forte legame con la tradizione culturale fiorentina. E aggiungo che i suoi lunghi soggiorni romani avvengono in tempi diversi e iniziano prima di realizzare le opere più significative dell'età laurenziana. I riferimenti a esempi antiquari possono essere più o meno espliciti. Il legame tra l'altare della Madonna delle Carceri e le edicole del Pantheon è palese, anche se vengono rivisitate con una particolare esuberanza decorativa. Mentre nella villa di Poggio a Caiano l'impronta archeologica non dipende tanto da citazioni puntuali, per cui si stentano a individuare specifici modelli per il pronao, che non è in aggetto ma addossato, applicato alla facciata, o per il vestibolo ritagliato nella parete. La sovrapposizione degli ordini è un sistema compositivo privilegiato da San Gallo per articolare le pareti, ma la sua applicazione deve fare i conti con la specificità di ogni opera. Il tema, introdotto nella facciata di Palazzo Cocchi, è questo palazzo, ricordo, è una porzione dell'anfiteatro romano di Firenze, quindi il palazzo è concepito come un settore dell'antico anfiteatro, trova il più ampio sviluppo a Savona, nel palazzo della Rovere, mentre non compare nella residenza dei Gondi. È più difficile avere ordini sovrapposti a Firenze piuttosto che a Savona. A Firenze si manifestano chiare resistenze
e il modello albertiano di Palazzo Rucellai ottiene scarsa fortuna, questo anche durante il Cinquecento. Come riferisce Vasari, il biasimo suscitato a livello popolare dal Palazzo Bartolini di Baccio Dagnolo dipende, cito le sue parole, dalle finestre quadre con frontispizii e dal portale le cui colonne reggessino architrave, fregio e cornice. Elementi architettonici di ispirazione archeologica possono risultare anomali, estranei alla consuetudine costruttiva locale. Questo episodio dimostra quanto sia delicata la condizione storica di Giuliano da Sangallo, che si propone come interprete ed erede di una tradizione artistica fiorentina risalente ad Alberti e Brunelleschi, e al tempo stesso si confronta con nuove esperienze culturali che hanno il loro fulcro presso la corte papale a Roma.